Ma allora, Becky, cosa si cela dietro questo concetto di post-verità? Ma guardi, io non credo in questo concetto. Post-verità per nascondere che cosa sostanzialmente? Delle post-bufale? Ma insomma, cioè, quando una menzogna è menzogna, non ha a che fare con la post-verità, è una falsità e basta. E purtroppo i giornali sono pieni di falsità e l'abbiamo visto bene, proprio facendo gli esempi precedenti, Brexit, Exit. E Trump, quando io scrivevo su Libero con il mio collega Sacchetti un articolo a luglio in cui dicevo che avrebbe vinto Trump, mi hanno preso per matto e poi di quell'articolo non ha parlato nessuno. In quel periodo lì però il Corriere della Sera e tutti i giornali più importanti d'Italia davano per Trump per una figura spacciata che non aveva alcun senso e la Clinton avrebbe vinto di sicuro. Chiamiamola post-verità, io le chiamo francamente menzogne. Menzogne dell'informazione che sono costanti. Le faccio l'ultimo esempio: il Corriere della Sera ha cominciato l'anno molto bene presentando un articolo sull'euro, a 15 anni, dalla nascita di questo malformato, diciamolo così, e presentandolo come il rimedio migliore che ci possa essere per il nostro paese, che anzi noi non abbiamo saputo sfruttare i vantaggi che l'euro ci aveva dato. Ora, una menzogna assoluta di questo genere è veramente chiama vendetta, ecco. I siti web e la rete naturalmente è esplosa contro questo Ecco, articolo ma la che è di soluzione totale potrebbe essere disinformazione. una giuria popolare, come dice Grillo? Ma no, non c'è bisogno di giurie popolari, qui è semplicemente la rete che ha screditato subito e immediatamente questo giornale, che è il giornalista che ha scritto quel pezzo, dimostrando riga per riga che era completamente falso quello che quel giornalista e quel giornale aveva Ecco, Becchi, a pubblicato. questo Non c'è proposito. bisogno di giurie popolari, la giuria popolare è la rete. La rete è la fonte della libertà, Ecco, a non questo abbiamo bisogno di proposito giurie, c'è è la anche rete il stessa la libertà. Per direttore. esempio, anche quello che oggi scrive di nuovo il Corriere della Sera, di nuovo una grande cercando di mettere in contrapposizione Grillo e Casaleggio, dicendo Grillo ce l'ha coi giornali, ma Casaleggio li leggeva, e di nuovo un'altra bufala colossale. Il grosso problema effettivamente della nostra informazione è che i giornaloni. Non sto parlando dei giornalini, perché se uno oggi legge Libero o Verità o Il Foglio, questi piccoli giornali, lì si trovano elementi di verità. Il grosso problema è che noi abbiamo giornaloni che ne sparano una dopo Ecco, l'altra Becchi, a senza questo proposito, interruzione. noi tra pochissimo sentiremo tanti direttori, diversi direttori di tante testate, anche quelle che lei ha citato adesso. Che Ecco, sono direttore, vorrei a positivi. questo punto allora andare un attimo anche da Paolo Becchi, che ha ascoltato le sue parole e quindi la risposta anche alle critiche che le ha mosso. Becchi. Ma è assurdo quello che ha detto adesso il direttore, cioè come può il direttore di un giornale, io ho fatto degli esempi molto concreti, un articolo sull'euro pochi giorni fa pubblicato, carico completamente di falsità, di menzogne per difendere una moneta che è la distruzione del nostro paese e lei continua a parlare con questo tono. Io avrei vergogna se fossi direttore di un giornale che si permette ancora oggi. Quando ci sono ormai critiche totali da tutte le parti del mondo contro una moneta che sta distruggendo il nostro paese, di uscire nel suo giornale ancora con l'apologia della moneta unica. È una vergogna, è questo che volevo dire chiaramente e spero che coloro che ci stanno ascoltando si rendano conto di come è stato ridotto il giornale che lei sta dirigendo.